Ve l'avevo preannunciato, è la bellezza di avere un direttore gladiatore che io non devo fare neanche la domanda. È vero o no, Claudio? Cosa ti devo chiedere? Cosa stai guardando? Cosa stai guardando? No, scusami, no, che c'ho. Ah, va bene. Sono ancora un po' post partita che mi ha un po' provato. Allora sto riguardando perché pensavo di non aver visto giusto, ma riguardando con gli occhiali vedo che dopo 8 minuti c'è un rigore colossale, non dato a Dybala. Dico bene? Sì. Io sono stato molto sportivo in telecronaca perché al gol di Bacca ho detto guarda come sei stato in disattenza, ma in realtà è in fuorigioco. Ho visto bene? Hai visto bene. Ok, di un centimetro? Non lo so, però era fuorigioco. Ah, quando noi facciamo gol in fuorigioco di un centimetro, come sono i titoli? Vergogna ladri? Vergogna ladri. Allora, rigore su Dybala dopo 8 minuti, gol in fuorigioco di Bacca. E questo è il primo tempo. Mi fermerei qua. Il secondo, c'è Donnarumma che prende la 9 in pagella, potevamo vincere 20-1. Sì. È successo qualcos'altro? Cioè, c'è qualcosa da discutere? No, adesso vedremo. Vedremo. Qual è la tua previsione? La mia previsione è che siccome siamo reduci da un'escalation del tipo, dunque, filmati amatoriale contro quelli che poi fanno i festeggiamenti sul sito dicendo che loro vincono in maniera onesta. Poi siamo passati dalla polemica vergognosa nel Napoli dove non era successo nulla e abbiamo finito a Udine dove noi non avevamo due rigori concessi che c'erano con Del Neri che si lamenta di una punizione. Quindi l'escalation è stata questa. Io prevedo che secondo me potrebbe perdere la pazienza anche Dybala e dire che qualcuno si lamenta da 6 anni. Può succedere. L'ha detto. Bravo, bravo. Bravo, è una gag che riesce sempre. Io aggiungo, prima che tu lo vada a scoprire a dire eccetera, che secondo me Pasadic al decimo del secondo tempo poteva essere espulso tranquillamente. Ah, veramente? Tranquillamente. Ma no, ma dai, perché secondo il cartellino era netto. Ma perché tu mi vuoi far dire credere figurati che il Milan ha picchiato tutta la partita e se non aveva Donnarumma in porta perdeva 20-0? Questo no, mi vuoi far credere? No, no, 20-0 però perché però sono gente che gioca a calcio e non è che finisce la partita che doveva essere 20-0 che vanno in campo con l'arbitro. No, dai. Non mi vorrei mica far credere sta roba qua. Ma figurati. Ah, ok. Anche se a me sembra di vedere il figlio di Gagliani in campo, sì. Escludi, va bene. Io ho avuto. Scusate, ma le luci dello stadio funzionavano? Funzionavano, facciamo sempre il gioco, le luci. Che partita hai visto, Claudio? Hai già detto un po', quindi mi fa ridere. Però fammi tornare Ragazzi, allora io. Quanto sei soddisfatto di aver visto questa Juve? Diciamola così. Allora, voi la dovete veramente smettere perché io ho un'età. Cioè, io a parte che non ce la faccio più. A chi ti stai rivolgendo? A tutti. Ah, ok. Non mi fate più vivere una partita del genere. Io vi prego, vi scongiuro. Cioè, stavo per infartuarmi al 94esimo e 54. Prima è finita. Quanto è durata? Finiva più. Quanto è durata? 97 minuti. Aspetta, 97? Mi segnalano un tweet interessante. Andiamo a vederlo. Io non riesco neanche a pronunciare chi. Variale, in un mese escono sconfitte infuriati dallo stadio, Inter, Napoli, Milan. O sono tutti matti o il nostro calcio ha un grosso problema. Chiamiamo Houston e portiamo Variale a Houston. No, ragazzi, ma ha ragione. Variale. No, ma assolutamente ha ragione. Il nostro calcio ha un grosso problema. Cioè quelli che hanno la tessera da giornalista, che non fanno i corsi di aggiornamento, come il signor Enrico Variale, e che dice delle sciocchezze. Il nostro calcio ha un grosso problema. Perché è evidente, caro Enrico Variale, visto che continua a fare lo spedito su Twitter, che se vai a vedere la partita non da tifoso del Napoli ma da giornalista probabilmente ti accorgi che stai dicendo una fesseria. Probabilmente io forse vado dal tattico perché io sto pensando al fatto che ci hanno messo il canone nella bolletta e quindi ci tocca. Vai Enrico, commenta tu, tira fuori un dato. Tocca sempre dal tattico. Beh, un dato potrebbe essere che loro hanno fatto ben 19 falli contro gli 8 nostri, che effettivamente loro Pasadic andava espulso decisamente prima. Un altro dato incredibile, ma fa capire qual è il grosso problema del nostro calcio, perché noi abbiamo veramente riflettendo, scusa tattico se vai, ti tolgo due dati vai. Ma sai qual è veramente il nostro problema del nostro calcio? Ma è vero ed è molto pesante il problema del nostro calcio. È che questa sera allo Juventus Stadium c'era una delegazione di giornalisti, di sponsor, di partner, di tifosi che provenivano un po' da tutte le parti del mondo, e finita la partita sono venuti a farmi complimenti, a stringere la mano, lo stadium, il gioco di luce, i tifosi, le famiglie, bambini, che partita, Donnarumma, che parate, Il problema del nostro calcio è che invece che finire qua, dove soltanto noi diamo questo tipo di spettacolo e di giovialità al pubblico, finisce la partita e arrivano i pulaster che iniziano, perché gli hanno aperto il cortile, invece che mangiare il mangime, a becchettare qua e là. E siccome non sanno bene pensare, becchettano qua e là dicendo una cosa di qua e una cosa di là. Questo, cari miei, è il problema del nostro calcio. Il problema del nostro calcio sono questi commenti alla fine di questa partita.
Questo è il problema del nostro calcio. C'è di gente che ci sta intorno, di addetti ai lavori, che devono parlare di calcio, dovrebbero parlare di calcio, soprattutto dovrebbero rendersi conto che il problema del nostro calcio sono le squadre che devono perdere 20-1 e che fanno casino alla fine invece di ammettere la loro inferiorità. Perché quando la Juventus all'andata, caro signor Variale e tutti quelli giornalisti come lei, ha perso per un gol annullato a Pjanic regolare all'andata, non ha fatto casino, ha parlato di partita giocata male dai suoi. Quando la Juventus a Udine ha pareggiato la partita pochi giorni fa e c'erano due rigori sacrosanti non dati alla Juve, l'allenatore della Juve non è andato a far casino, e poteva farlo, ha detto che la sua squadra ha giocato male. E di questi esempi te ne faccio 1257, periodico, radice quadra, fratto due per tutti gli anni dalla nostra nascita fino ad oggi. Cosa che voi invece vi sognate di fare, perché voi non sapete analizzare le partite, non volete analizzare le partite e fate soltanto la caccia al casino organizzato alla fine della partita, che sia persa o che sia pareggiata. Allora il problema del nostro calcio, ed è molto serio, è questo. Il problema del nostro calcio è questo, perché noi ci stiamo proiettando verso un nuovo calcio e voi siete rimasti al medioevo del complotto, del casino organizzato alla fine, della partita non giudicata e messa in bagarre. Questo è il problema del nostro calcio. E ancora una volta ne abbiamo avuto la dimostrazione. Io sono felice perché di solito tu quando fai questi sfoghi qualcuno si offende, questa volta si dovrebbero offendere qualche medievista e i pulaster, quindi siamo a posto, non ci sono problemi, non ci sono problemi. Però chiedo alla regia, siccome noi abbiamo fatto vedere in J-Review, se per caso l'abbiamo tenuto quel contributo, cosa rispose Allegri a Milano? Perché lì è proprio interessante vedere come la nostra, tra virgolette, indignazione da tifosi, quindi Enrico Zambruno gli va a chiedere come prima domanda qual è il suo giudizio sulla punizione che è gol e che ci viene annullata dopo due minuti di strana discussione. Cosa risponde Allegri? Io credo che sia necessario da far vedere questa sera prima che si scatenino gli altri, per ricordare, altrimenti sembra che raccontiamo aria fritta, vogliamo ricordarlo. Nicola, insomma, tu appunto sei anche uno storico del calcio. No, ma scusate ragazzi, vi autorizzo tutti. Cioè, se volete datemi del visionario pazzo. Mi date del pazzo? No, non ancora. Ma sto esagerando? Non ancora almeno. No, ma ancora. Ditemelo voi che siete amici. Sto esagerando o sto vedendo delle robe che neanche su Marte si potrebbero vedere? Chiedo a Nicola. Cioè, dopo una partita in cui io devo vincere 20-0, dove non mi danno un rigore clamoroso all'ottavo minuto, dove c'è il loro gol che è in fuorigioco, io devo assistere a questa roba qua. Però abbiamo giornalisti che devono essere super partes, che aprono la bocca a vanvera. Devo assistere in Italia al 2017 a questa roba qua? Cioè, dobbiamo assistere ancora per molto? Ci svegliamo tutti? Perché è ora di finirla. Certo. Posso? No. So. Quello io, ora, nel prepartita ho detto, così almeno ci riallacciamo un po' anche a delle tematiche così di carattere generale, che è veramente, è un segno di grandissima debolezza quello dell'allenatore, del dirigente, del presidente, che di fronte a una sconfitta e soprattutto di fronte a una sconfitta vera, reale sul campo, si appigli a rigori, arbitri o altre cose di questo tipo. Quello che c'è da dire questa è che questa soddisfazione dei nostri spogliatori l'avete appena vista. Beh, voglio sperare, perché ancora non è successo, voglio sperare che Montella, che va in conferenza stampa, dica allora, probabilmente il rigore al 95esimo non c'era, ma noi abbiamo perso perché la Juventus ha giocato meglio. Io vorrei sentire queste parole stasera, perché sono la verità e non è una visione come si diceva prima. E qui abbiamo gente che nel telefonino ha già l'immagine. Tutto bene. No, siccome io sono una persona matura che tendenzialmente vuole imparare dagli altri, se dal Milan in questi anni ho imparato una cosa, che bisogna avere le immagini sul telefonino. Allora, questo è il gol in fuorigioco di Bacca, foto sul telefonino, la teniamo qua, poi non ci stava il rigore non dato a Dybala, però adesso la rimpiccioliamo, facciamo come noi quando abbiamo due collegamenti, mettiamo qua il rigore non dato a Bacca, a Dybala, scusa, e qua il gol regolare di Bacca, con le fine, come si chiamano? La finestrella. Facciamo le finestrelle. Sure. No. Nominabile, finestrelle facciamo. Proviamo a ragionare, tanto tra un po' si scatena tutto e io sono molto curioso di vedere la reazione di Montella, perché Montella è uno che tendenzialmente sta lontano dalle polemiche.
Juventus!